Se ne sta nei parchi, nelle piazze e agli angoli delle strade. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere col vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo. C'è e basta. È la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare la nostra rivoluzione, quella per riprenderci lo spazio pubblico. Benvenuti quindi alla panchina con Martina e Tommaso. Il programma lo conoscete benissimo, chiamiamo su Skype persone che lottano per lo spazio pubblico e facciamo quattro chiacchiere con loro. Oggi in ospite con noi abbiamo Pippo Civati. Sì, ciao Pippo Civati, è un piacere. Oggi grande evento, siamo in collegamento live con Bologna, appunto dove c'è stato questo evento che si chiama Promigrè, organizzato dall'associazione studentesca Progrè e appunto che vuole dare luce a questo problema dell'immigrazione e parlarne per 2 giorni. La cosa particolare è che questi ragazzi sono partiti un anno fa e correggevano i manifesti della Lega Nord perché davano dei dati sbagliati. Pippo Civati, non l'abbiamo detto, ma è consigliere della regione Lombardia e autore del dossier Mandiamoli a casa. Allora gli vogliamo chiedere appunto che cosa ha detto, lui ha appena finito di parlare, raccontaci un po' perché in Italia si possono dire certe cose anche se in realtà non sono vere, perché si possono fare dei manifesti in cui sì, ad esempio c'era questo manifesto che diceva indovina chi è l'ultimo, l'italiano è sempre l'ultimo, ma l'italiano è l'ultimo oppure no? No, intanto una precisazione, Mandiamoli a casa era il titolo, il sottotitolo era I luoghi comuni, perché altrimenti sì. Sembra un manifesto della Lega. Sì, certo. E l'operazione che abbiamo provato a fare, non da solo, c'era un gruppo di persone che ci ha lavorato, era raccontare i luoghi comuni accompagnati invece dai dati reali che li smentivano nel 99% dei casi, che mi pare l'operazione di controinformazione, di debunking, la chiamerebbero gli americani, più funzionale ed efficace, perché questi luoghi comuni sono nella testa delle persone, sono nel linguaggio che usiamo, sono nella gran cassa televisiva, insomma ci sono entrati a far parte anche dell'immaginario di questo paese che ha visto arrivare tanti stranieri tutti insieme, non era pronto culturalmente ad affrontare questo arrivo. Ovviamente noi lo facciamo in chiave democratica e costituzionale, per me gli stranieri sono soprattutto dei lavoratori, perché questo vengono a fare in Italia. Gli stessi clandestini che si chiamano così, ma in realtà si vedono benissimo, sono lavoratori in nero, sono irregolari, ma dal punto di vista del fisco hanno un certo della nazionalità, in 4 casi su 5 lavorano e pensate un po', lavorano nelle nostre case o per costruire le nostre case. Ve lo ricordate lo slogan padroni a casa nostra? Beh, a casa nostra è pieno di clandestini, diciamo, per smentire uno delle voci tuonanti, degli slogan tuonanti della Lega Nord. E poi io ho cercato di spiegare questa mattina e nel lavoro che faccio quotidianamente che i luoghi comuni purtroppo in Italia, soprattutto nel nord, ma poi come sapete dal nord sono scesi al governo del paese, perché quasi tutti i ministri del governo Berlusconi erano lombardi o comunque del settentrione, beh, questi luoghi comuni sono diventati prima ordinanze nei comuni, ordinanze proprio anche sulle panchine, sulla vostra panchina qualcuno ha voluto mettere dei braccioli in mezzo per non fare sdraiare le persone indigenti che ci dormivano, che si riposavano proprio sulla panchina, sull'immagine che voi usate. Sono diventate poi leggi regionali, sono diventate leggi spesso discriminatorie, anzi quasi sempre, e quasi sempre impugnate e respinte dai vari TAR, dalla Corte Costituzionale. Insomma, abbiamo buttato via 20 anni. Si può parlare tranquillamente di razzismo perché xenofobia secondo me è una parola che questi signori non capiscono, per cui gli diciamo razzismo così la capiscono di sicuro. Certo. E Tommaso, noi abbiamo anche dei dati, giusto? Un dato interessante qual è? Sì, esatto. Nel dossier di cui parlavamo prima si dice che la percezione in Italia è di avere il 23% della popolazione composta da stranieri, quando in realtà il dato è 4 volte quello reale. Quindi di chi è secondo te, certo, Pippo, la colpa? Cioè questi 20 anni che tu dici in cui abbiamo lasciato crescere questo razzismo, a chi dobbiamo dare la colpa? È solo colpa dei politici o è anche colpa nostra? Beh, pare che Maroni qualche giorno fa abbia detto di averci marciato, no, sui temi degli stranieri, perché in realtà la Lega Nord ha preso moltissimi voti, tutta la destra li ha presi proprio in presenza di questo fenomeno, addirittura in presenza dell'aspettativa che ne arrivassero degli altri, che è una cosa ancora un po' più sottile, diciamo. Però sicuramente il razzismo è stato metodologico, diciamo, strumentale, è stato utilizzato in maniera
qualcuno dice leggera, light, come se il razzismo potesse essere light, da un sacco di personaggi. In Lombardia noi avevamo un mito che si chiama Pier Gianni Prosperini, che troverete su YouTube, è un ex assessore della giunta Formigoni, che era famoso per fare lo spiritoso, il razzismo spiritoso. Abbiamo avuto tutte le varianti, e le abbiamo avute coperte dalla politica, dai governi, da un presidente come Formigoni, ad esempio, che non ha fatto niente per tenersi lontano da questi toni, e l'abbiamo avuto, e per parte nostra, perché ci siamo un po' caccati sotto, si dice per un linguaggio tecnico, cioè il centrosinistra non ha voluto opporre su questi temi una presenza politica, una competenza, e anche la fatica di andare a spiegare che le cose erano complicate, che c'erano ragioni per essere spaesati, perché quando arrivano 500 indiani in un paesino, cioè uno dice, boh, chi sono questi, no? L'invasione, no? La prima riflessione, il primo riflesso che uno ha è esattamente questo, però ci sono tanti motivi per affrontare le cose, e secondo me la metafora di un paese che si chiude, la società stretta di cui parlava Leopardi ben prima che arrivassero gli stranieri, è proprio il nostro problema, cioè di riaprire senza traumi, senza strappi, senza fare gli snob, però una campagna culturale nella provincia italiana, perché nella provincia, soprattutto dove la presenza di stranieri è forte, lì dal punto di vista politico questo fatto, questo fenomeno ha segnato moltissimo il dibattito, insomma. Pensiamo quando sorge una moschea, quando c'è il motivo di disagio, di degrado, insomma, che magari era precedente all'arrivo degli stranieri, ma che con gli stranieri è diventato più vistoso. Ecco, e a questo proposito... Dimmi, ti sento malissimo. L'ultima cosa, hai parlato anche di soluzioni concrete? Pronto? Sì. Ci senti? Pronto? Ci senti? Sì, sì. Vai, Martina. Certo. A questo proposito, hai parlato anche di soluzioni concrete, di proposte. Ad esempio, il voto alle elezioni amministrative, secondo te, è una soluzione concreta da proporre, da portare avanti, oppure no? Ma sì, lì ci sono le due questioni di Italia, sono anch'io, la cittadinanza per chi nasce in Italia, il voto amministrativo e poi insomma una cittadinanza più breve, perché non è possibile aspettare non 10 ma 13, 14 anni, no, in alcuni casi, per diventare cittadini, insomma. Io ne aggiungo una terza di mia personalissima invenzione, che dopo aver passato 20 anni a vedere le ronde, l'unica delle quali funzionava era quella di Aldo, Giovanni e Giacomo, diciamo, vorrei investire invece sugli ispettori del lavoro e su un controllo soprattutto dei cantieri, dove c'è, e dell'agricoltura, due settori tradizionalissimi dove c'è il lavoro nero. Io sono stato nella campagna lombarda, ma sono stato anche a Nardò nel Salento, e non è accettabile che in un paese come il nostro ci siano situazioni prossime allo schiavismo, in cui evidentemente poi il lavoratore straniero è funzionale a un disegno che indebolisce tutto il mondo del lavoro, perché se c'è un operaio che costa meno di un altro, evidentemente lo si sceglie e poi sì che si diventa concorrenziali con gli italiani, con chi vuole giustamente qualche diritto, chi lo può pretendere, perché lo straniero è perfetto, no? Se non va bene, non c'è l'articolo 18, non c'è per gli stranieri, diciamo, mettiamola così, quando arrivano. Solo una curiosità velocissima, poi abbiamo quasi finito. Un politico che all'epoca di, non so, Marine Le Pen, che prende un 18% in un'Europa in cui c'è un'estrema destra sempre più forte, un politico che fa queste proposte è un pazzo, oppure un politico che verrà ascoltato, secondo te? No, è un politico che vince le elezioni, perché di fronte a una destra urlante ci vuole una sinistra orgogliosa, consapevole, competente, che va dove ci sono i problemi, va sulle panchine dove ci sono i problemi, va a parlarne con le persone invece di stare a parlare di cose oscure in quel politichese che sembra il balenese di Nemo, non so, mi vengono in mente quei linguaggi in codice, diciamo, che non ci si capisce. Io a volte non capisco io di cosa stiamo parlando, i famosi addetti ai lavori, ecco, gli addetti ai lavori escano dai palazzi della politica e si mettano a farne un po', a conoscere, a confrontarsi, perché poi non parto presunzione, io mi sono girato il territorio del nord e non solo molto profondamente, ho discusso delle mie pubblicazioni, delle cose che proponevo con tutti, ed è stato anche un momento di arricchimento. Non banalizzo il problema, però se ci mettiamo anche noi a fare la destra vince di sicuro, diciamo, è un matematico. Va bene. Per concludere, grazie. Per concludere, Tommaso? Sì, per concludere ti vogliamo sottoporre al
alla domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, che si chiama Fallo per me. È un gioco che facciamo in cui chiediamo al nostro ospite di suggerire un'azione che secondo te, se il tuo vicino facesse per te, contribuirebbe a migliorare la situazione. Quale il può essere il fallo per te? Sì, Fallo per me di Pippo Civati. Cosa chiederesti al tuo vicino? Ma io non lo so, guarda, è un periodo che sto prendendo un sacco di treni, quindi consigliere al mio vicino di non tirare fuori la macchina dal garage e provare l'ebbrezza. Ovviamente poi dopo, da politico, al vicino devo assicurargli dei treni, io li chiamo TVB, come quelli degli SMS, treni a velocità bassa, che sono un'alternativa dolce alla TAV, che ci portano a lavorare, a fare le cose, spendendo anche molto meno, perché l'altro giorno ho fatto un pieno di benzina e non mi bastavano i soldi, che io della casta, fate un po' voi. Va benissimo, bene. Grazie mille. Ti grazie. Ringraziamo, ricordiamo. Arrivederci. A tutti è stato i nostri un piacere, grazie. Tutto mio, un abbraccio, ciao. Ciao Pippo, ciao. Arrivederci. Ciao.